quello disossatore favoloso. Beh, un coltellino piccino picciò non ci dispiace, no? Oh, ma mi hanno fatto un disegno i bambini, ma che bravi. Tra l'altro, davvero, più vai avanti nelle missioni, più sta stanza si riempie di cose. Questi sono dettagli carini, che non ci fai caso magari subito, o comunque non ci fai caso continuamente, però anche questo, per esempio, credo sia dalla missione del ragazzo che abbiamo fatto inizio gioco, quello lì, mamma vuole i cioccolatini. E qui abbiamo invece tutti quanti i tipi di zombie. Che tra l'altro non ci avevo fatto caso a questo, e mi chiedo se già c'era prima o meno. Però questo è il poster di Jade. D'accordo, dovremmo essere arrivati a destinazione. Rifugio sbloccato. Ehi là, ciao. Sì, dove sei? Eccoti, ciao. Dov'è l'affare? Un macete teschio. Allora, non mi dispiace, ne ho già qualcuno, però fa sempre comodo avere delle armi da parte. Vorrei trovare un'ascia, però. Mi serve un'ascia arancione, qualcuno mi venda un'ascia arancione, please. Stavo vedendo cosa posso fare con i maceti. E la spada del combattimento Vulcan abbassa l'attacco e aumenta la velocità, perché ovviamente è scritto, creato con materiali leggeri, utili per sterminare gli zombie. In realtà, la velocità comunque è un ottimo fattore da tenere in conto, no? Mal che vada potrei fare questa. E questa aumenta la durevolezza e basta. Si adatta a questo ambiente dinamico. Di tanto in tanto la tua lama cambia effetto, può avvelenare, folgorare o bruciare i tuoi nemici. Beh, oddio, non sarebbe male. La shifter, facciamo questo qua blu che abbiamo. Così abbiamo un'arma in più da usare al momento. Mentre questa qua da combattimento della Vulcan, sì, ci abbassa l'attacco, è vero. Però un'arma arancione rapida ci può essere d'aiuto. Equipaggiate una accanto all'altra. Spada a combattimento e shifter. Quindi, molto veloce, però diventa due mani, giusto? No, è ancora una mano, perfetto. Mentre questa, beh, non è lenta, però sicuramente questa è molto più veloce. Non mi dispiacciono. Sai cosa? Non metto i potenziamenti alle armi. In parte è un errore, d'altro canto non mi va di sprecare cose su, diciamo, armi ancora di cui non sono sicuro l'efficacia totale. Tipo lo strappacarne gliel'ho messa perché gli ho messo roba, diciamo, grigia e ci sta. Però su roba arancione ancora voglio testare prima tutte le efficaci, diciamo. Dunque, sei tu il tizio? No, è qua dentro. Ehi là? Rick, che vuoi? Non abbiamo niente qui, solo un po' di cibo. No, 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 tranquillo, vengo in pace. Calmati, mi manda Troy. Troy? Grazie al cielo. Sono a pezzi da quando ho trovato questo bimbo. Non ha nessuno, ma io non sono bravo con i bambini, mi spiego. Non sono qui Chi per lo è? questo. Ma Troy ha Esatto. promesso che avrebbe mandato qualcuno. Devo entrare nel museo. Nel museo? Ma Troy mi aveva detto che avrebbe mandato aiuto. L'aveva Senti, promesso. abbiamo Senti, Tarik, capito. dimmi come entrare Esatto. nel museo e forse potrò tirarti fuori dai guai. Troy scontrolla il museo. Ti ammazzerebbe a vista. E allora non devo farmi vedere. Ora, Troy dice che eri il curatore, che se c'è qualcuno che sa come entrare, quello sei tu. Allora come faccio? Hai una muta da subacqueo, per caso? Non lo No, so, però. peccato. C'è un ingresso sotto la superficie del laghetto Smeraldo, ma è una lunga nuotata sott'acqua. Affogheresti quasi di sicuro. Beh, quasi non è una certezza. Ci proverò. Grazie. Poi non è che magari fra i miei vestiti io ho una muta da sub o qualcosa di simile? Scherza, scherza, ma qualcosa per stare più tempo sott'acqua ce l'abbiamo. Tipo, magari questa. Non c'entra niente, però, sai, c'ha la maschera. Fammi indovinare. Cane si comportava come se Uomini di fosse Raiz? invulnerabile. Addio, uomini di Raiz. Vieni qua tu. Fatto. Che poi le loro armi sono una merda. Però anche a venderle a 1000 l'uno è già qualcosa. Ecco te. Non saranno molti 1800 dollari, ma meglio che nulla. Eccoci al laghetto. Qui tra l'altro, se non erro, ci dovrebbero essere due di quelli grossi, vero? Esatto. Tra l'altro, da quando sei verde, scusami? Ale, è morto, finalmente. Posso dire che, nonostante comunque Dying Light mi piaccia come gioco e voglio continuare, voglio arrivare verso la fine, veramente. Attualmente, in questa mia cronostoria attuale, mi sono divertito di più con The Island 2. Nonostante
Buongiorno. Nonostante davvero non sia durato molto poco e la cosa mi è dispiaciuta, ma anche solo per, diciamo, l'ambientazione cacciarona o anche semplicemente, proprio papale papale, come gli zombie venivano tagliati mi divertiva. Cioè tu punti qua la testa a volte di uno zombie, non gliela taglia. Se puntavi sempre qui o alle gambe, sacchete un colpo, era divertente, mi piaceva un sacco, veramente. E dunque, dobbiamo trovare l'entrata sotterranea, giusto? Se solo si vedesse qualcosa, eccola qui. Il tizio diceva che non avremmo avuto probabilmente abbastanza respiro e chissà che magari non abbia ragione. Probabilmente in tempi antichi questa zona non era sommersa dall'acqua. Una piccola bocca d'aria. Ah beh, in realtà pensavo molto peggio. Pensavo ci sarebbe voluto molto più tempo per arrivare dall'altra parte. Scusami un attimo, questo è uno shortcut per caso? Sì, base di Race, scherzavo. Quello è un loot ed è viola. E quello invece è un progetto. C'è modo di arrivarci subito o probabilmente ci arriverò facendo il giro uscendo da questa zona? Scopriamolo. La madonna, che buio. Ah, questa è ancora acqua? Pensavo, ho visto tutto verde, ho detto che è. Quanti pesciolini, wow. A volte dai per scontate queste cose, però non trovo l'uscita. Dov'è l'uscita? Eccola qui. Mi serve un altro sbocco di aria prima di morire soffocato. Infatti mi sa che forse ci rimango. No, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Forse, no, ti prego, dimmi che quella è aria. Ecco fatto. Mi ricorda molto un po' Uncharted questa zona. Sta gente morta è fresca fresca, il sangue ancora esce. Ai pesciolini proprio gli frega una sega comunque. Ok, finalmente vediamo un po' la mappa. Oh, meno male, almeno so dove dirigermi. E tra l'altro la luce lì funziona. Però scusami, se la luce funziona vuol dire che questa zona si è allagata di recente, quando ancora già c'era l'era moderna. Dove posso aggrapparmi? Qui. Perfetto, vai. Scaliamo il gran bel pozzo antico. No. Ecco. Oh. Di nuovo, no? Esatto. Nei peggiori dei momenti, davvero. Ogni volta. Sei sfinito, non puoi usare il rampino. Sono dentro. Quella era la parte facile, te ne rendi conto? Minchia. Fai schifo come motivatrice, Troy. Non è il mio lavoro. Buona fortuna. Grazie. Sì, davvero, molto Uncharted questa zona qui, Ma io volevo provare a correre sul muro. Però davvero, sei sfinito, non puoi usare il rampino. Credo che sia veramente motivo di trama qui e niente più. Esatto, ci siamo. Ma al diavolo. Mi sa che non ho molta altra scelta, vero? Questi li prendiamo, che li rivendiamo. Cerchiamo di tenere la luce spenta a questo giro, se possiamo. Ah, che bel museo. Ci incontriamo di nuovo. Ultima volta mi hai preso qualcosa che mi apparteneva. Stavolta è il mio turno. È troppo tardi per scendere a patti, Race. Me ne andrò di qui con Jade o con l'unica mano che ti resta. Riflettici bene. Non puoi pretendere di riaverla, Cray. Prima devi fare uno sforzo. Attacca! Oh, buongiorno. Te la sei cercata. Forza, belli, venite. Vieni fuori. Hai sentito? Porca troia, che bomba era? Ah, perché c'avevo l'estintore vicino. Continuo a usare la carabina per il semplice fatto che loro hanno le munizioni, che così me le posso ricaricare facili. Posso andare avanti tutto il giorno. Ecco fatto. Andato. Ovviamente il rampino non lo possiamo usare.
è andato anche lui. Vorrei salire però, vorrei rubarmi tutte le loro munizioni. Allora, aspetta. Ecco qua. Povera Jade, si sente così sola senza di te. Ti stava portando, vieni a prenderla. Tu non ti preoccupare che adesso arrivo. Faccio un culo così appena arrivo. Vai tranquillo. Ecco qua. Dai, bello. Non so che cosa ho fatto saltare, ma è andata sicuramente bene. Salva Jade, perché invece io ho il presentimento che qualcuno dovrà salvare me? Oh merda, no, non ora. Esatto, in momenti peggiori arriva sempre sta roba. Calmo. Cerca la Crane, forza. Non ti aspetterà per sempre. Ah beh, grazie. Appena la mia vista torna normale. È certo che comunque Raiss se la sta divertendo, eh. Beh, oddio. Divertendo mica tanto, mi sa. Un po' se l'è presa sul personale, se l'è legata al dito. Allora, come passiamo di qua? Crane, 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 Jade, non ho la voglia di vederti. Bravo, certo. Esci fuori allo scoperto. Ecco fatto. Presto avrà visite. Sbrigati, Crane. Oh, Raiss, che peso al culo che sei. Impegnati. Devi trovarla prima che se la mangino. Certo, finché la trama non va avanti, non se la mangia nessuno, vai tranquillo. Forza, ragazzi. Eccolo lì. Ecco fatto. Andata. La pistolina magari non sulle grandi distanze, non al momento. Poi mi servono le munizioni. Quella, buongiorno. Sì, direi che un'ottima idea questa. Certo che sto museo è grosso, eh. Salva Jade, kaboom. Eliminiamo tutti gli zombie rimasti. C'è ancora qualcuno? No. No. Di nuovo, no? Ovvio. Sempre nel momento peggiore. Oh, fantastico, è diventata notte. Oh, merda. Merda, cosa si hanno fatto? Bene, Crane. Tahir mi ha colpito in testa prima di gettarmi qui. Dammi un minuto e sarò a posto. Perché ho paura che in realtà non sia così? Il lusso di un minuto, Scorpio. Anzi, il poco tempo che hai lo devi a me. Grazie al lavoro di Crane sulle mie antenne ho ascoltato tutto quello che vi siete detti. O come crede che l'abbiamo trovata, signorina Aldemir, il dottor Campbell? Come pensate abbia interrotto il collegamento fra i settori? Sono io, il regista di questo film. E ora che ho i dati di Zer, il GRE seguirà i miei ordini. Il che rende voi due inutili, Tahir. Crane, se ricordo bene ti sei offeso quando ti ho chiamato scimmietta alle strade. Ma guarda, balli per il nostro divertimento. Avresti dai belli! Per unirti, ma ti manca il giusto... Consideralo un esercizio per rafforzare il carattere. Forza! Occhio Jade, non morire! Oh, oh, oh! Ecco fatto! Addio all'ultima! No! È ancora viva? Ok, c'è qualcosa che non va. Letteralmente. No, e dai. Ok, è andata.
Forza, usciamo da qui. Tutto bene? Dunque, andiamo via. Mettiamo a posto l'arma. Jade, sei ferita, non ti hanno mossa, vero? Sto bene, dammi un secondo. La dolce piccola Jade non sta bene, Crane. È stata morsa e infettata ore fa. Che nobile da parte sua prova a nasconderti. Un mordicarne mi ha morso la gamba, ma non importa. Ancora una volta sei di fronte a una scelta, Crane. Anti-Zin? La tua bella Scorpion sta per trasformarsi, ma anche tu. A chi andrà l'Anti-Zin? Chi ha una speranza di salvarsi la pelle? La daremo a lei. E lei dirà di no, sicuro. Jade, tieni, prendi. No. Dai, ne ho ancora in corpo. Serve di più a te che a me. Avanti. Crane, voglio solo che tu mi prometta una cosa. Quando sarà ora, uccidimi tu. Cosa? Io... Promettimelo. Jade, io... Ma noi abbiamo ancora una fialetta. Perché non la tiriamo fuori, sta stronzata? No. Dove vai? Dove vai, cretina? Crane, mi senti? Jade, dove sei? Jade! Dove siamo? Ascoltami bene, Crane, mi senti? Certo che ti sento. Vorrei capire cosa devo fare. Tutte chiuse le porte. Forse devo andare in quella dove c'è la luce. Eh sì, immaginavo, trip mistico. Ma che... E siamo di nuovo qua. So che volevi provare. Oh, finalmente! Non tutti avrebbero offerto quella fiala come hai fatto tu. Che devo fare? Dove devo andare? Di qua. Sono caduto. Sono caduto perché lui... Ma è troppo tardi. Di qua. Mi ricorda molto... Il trip di... No, neanche il trip, il viaggio nei ricordi di Fallout 4, questa scena. Beh, assurda comunque. Carina, mi piace però. Ti ho incolpato della morte di Amelia. Volevo ucciderti. Però poi ti sei resa conto che non era colpa mia. Era il momento. Eccoti là. Non andartene, Jade. Non mi lasciare da solo. Non mi lasciare da solo. Ogni vita ha un termine, Crane. Non puoi negarlo. È inutile. Dove dobbiamo andare ora? Ma chi l'ha lanciato sto coso? È passato Scorpion di qua? Mortal Kombat? Chi è che sta cantando una... La ninna nanna? Oh, sta parte è assurda comunque, a livello proprio concettuale. Nasciamo e prima o poi moriamo. E non possiamo farci. No! No! E fin là. Grazie, grazie dell'ovvio, Jade. Nasce, cresce e corre. Letteralmente. C'erano dei... Maledizione! Brucia! Eccoci qua. Possiamo solo fare in modo che quel che avviene in mezzo conti. Ed è contato qualcosa essere qui? Ha portato qualcosa di buono alla fine? Forse no. Però magari a qualcosa porterà. No, ti prego, non dirmi che devo farmi tutta sta parte. Crane, salva queste persone. Non meritano tutto questo. Lo so, c'hai ragione, dottore. Brucia lo stomaco, fallo smettere. La vita di Amir contava, e ora è morto. La vita di Rahim contava, e ora è morto. Dove devo andare? Devo salire? Se il mio sacrificio salverà la gente di Arran, allora è ciò che voglio. Certo. Ormai, quello che vogliamo noi... Non ha un... Non conta nulla.
Bisogna pensare sempre al bene superiore, giusto? Ed ecco qua Raim. Oi, 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 oi. Dai, non è colpa mia questa parte. È andato avanti da solo. Cioè, è crollato il mondo sotto i miei piedi. Ma mi sa che siamo vicini alla vera Jade tra poco, sai? Mi sa che il trip... Non privarmi di questa cosa, Crane. Non durerà ancora molto. Dove... Sono nata prematura. I dottori non pensavano che ce l'avrei fatta. Ma ho combattuto, lottato, sudato e lavorato. Lavorato e ancora lavorato. Beh, sì. E allora perché sprecare così la vita? Sono diventata Scorpion. Ho lasciato il segno. Sì, quello è vero. È la mia ora, Crane. Non puoi salvarmi. Devi lasciare che sia io a salvare te. Fatti salvare. Non ora. No, ti prego. Non ora. Ma poi perché io? Perché? Eccola lì, infatti. No. No, dannazione, no, non posso fare. Ah, beh. Oh no, no. Oddio, Jade, che... Mi dispiace, io non volevo. Uno di noi deve vivere, Kyle. Ricordati la promessa che mi hai fatto. Tutto questo e lasci la decisione a qualcun altro. Che delusione, credo. Tu muori. Tu e tu. Andate a ucciderli. Ah, santo cielo. Che finale di episodio. Non è Scorpio mica per nulla lei, eh. E ora si trasforma. Eccola. Uccidere può essere ucciso, mangiare può essere mangiato. Che fregatura. Tahir, uccidi quel figlio di puttana! Finirà molto presto. Dai, Tahir. Ma perché io ho sta cazzata in mano? No, no, fermati un attimo. Fermo un attimo, tu. Non hai più i tuoi averi. Tutto il tuo mondo sta per andare a puttana. Dai, bello. E non hai modo di impedirlo. Non puoi mi... Non posso vincere, ne sei maledettamente convinto? Dai, bello! Certo, tu le manate le tiri però, eh. Dai, bello! Madonna mia, Steph. Dai. Vieni qui. Merda, ma il volo mi ha colpito. E certo.
Ma che palle, ma io voglio fare una mossa sola, Tahir. Dove è andato Raiz? Non lo saprai mai, ragazzi. Dimmi dove sta andando. Non sta a te inseguirlo. E addio Tahir. Quando ti vorrà, sarà lui a te. Eccola. Jade è morta. Conti chiusi. Sta lì, sul pavimento. Aissa deve averla fatta cadere mentre si riparava dagli spari. Merda, sono solo i campioni di tessuto. Dov'è l'altro pacchetto? Vai all'inferno, Crane. Ah, però... sei davvero nella merda, sai? Non è il genere di ferite da cui ci si riprende, cazzo. E allora... uccidimi. So che non dovrei. Dovrei lasciarti qui a soffrire perché è quello che meriti. E perché non lo fai? Perché non sei il genere di conto aperto che ci si lascia dentro. Non lo voglio negare, per essere la prima volta è stato uno scontro. Hai superato la notte, sì, come no. Sei vivo, è fantastico. Troy, Jade. Jade è morta. Oh no, mi spiace. Mi spiace davvero, Crane. Che è successo? Mi ha salvato la vita. Che vuoi che sia successo? Di nuovo. È morta per salvarmi. Crane, devi ancora fermare il ministero. Jade si è sacrificata per permetterti di farlo. Savieli ha capito come inviare un messaggio. Sì, esatto. Ma per farlo devi incontrarmi. Devo darti un amplificatore che Savvy ha usato per superare il blocco delle comunicazioni. D'accordo. Ti aspetterò al rifugio, a metà strada per l'antenna su cui dovrai montare questo amplificatore. Ok, Troy, sto arrivando. Spero ci sia più che altro una... esatto, uno shortcut per... Non sono neanche dell'umore giusto per stare ad avere a che fare con voi. Oh, la mia roba. L'arma di Tahir. Figa, Trece. No, dai, non è possibile. Non è possibile. Come puoi darmi un'arma unica e darmela 300 di danno? Che pezzo di merda che sei. Cioè, è meglio sto macete teschio, davvero. Perché non lo fanno scalare queste cose? Perché? 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 Presa la nostra roba, si torna indietro. Io e Jade siamo stati contagiati. Raissa ci ha fatto combattere per l'Antezin. Lei me lo ha lasciato. Si è sacrificata per me. E quando si è trasformata, ho dovuto... Ovvio. Ucciderla. Oddio. Prima Rahim e ora Jade. Raissa la pagherà per tutto questo. Per questo e anche per tutto il resto. Dottor Camden, sono Crane, mi riceve? Crane, come procede? Ho trovato Jade? Sì. Sì, l'ho trovata. Ho recuperato i campioni di tessuto. Glieli porterò, ma prima devo fare qualcosa che non può aspettare. D'accordo, Crane, ma ricordi che il tempo stringe. Lo so, dottore. Sto per guadagnare del tempo. Ci sentiamo. Allora, io pensavo che quel salto qui non fosse così alto.